guardarsi dentro, guardarsi fuori, studiarsi e capirsi. Ci si dà dei nomi per imbrigliare il flusso di percezioni che si è, riordinando la disparità che mette a disagio, riordinando in profumati schemi finanche la capacità di riordinare. Capirsi è in realtà accalappiarsi, porsi un cappio attorno al collo, che sì, ci strozza, ma quantomeno ci sorregge. Presentarsi al mondo con la propria descrizione è come far vagare il proprio cadavere fra la gente. Conoscersi è cancellarsi, è essere inconsci di se stessi in ogni momento. Indagarsi è la vita, risolversi è la morte. Essere identici a se stessi è una pia illusione, smentita da ogni istante trascorso. Essere se stessi è la maschera più tragica, una finzione belluina, un accanimento persecutorio senza alcuna giustificazione. Già avere idea di sé è come un crimine, una brutale violazione del diritto gnosiologico. Forse un atto d'odio. Capirsi è reprimersi, uccidersi lentamente, sgretolarsi sotto il peso dell'unificazione, sotto il peso della suddivisione. Capirsi è reprimersi, uccidersi. Guardarsi dentro è assistere ad una macabra messa in scena. Guardarsi fuori è solo il nulla. Studiare se stessi vuol dire stuprarsi. Vuol dire stuprarsi.